naturalmente a Quiroga. L'inno di Mameglio.
Vedete Belcastro molto guardingo, è rientrato col destro sull'attacco vuoto di Quiroga che subito è andato a segno con un diretto sinistro. È Quiroga che ha l'iniziativa, si apre la strada col sinistro, il destro ingancio di Quiroga. Destro ancora di Quiroga, dritto. Belcastro tenta lo sbarramento col suo sinistro, cerca di anticiparlo oppure di rientrare dopo aver mandato a vuoto l'avversario. Bravo Belcastro, arretrando il passo ha mandato a vuoto Quiroga e poi rientra, vedete bene, Belcastro che va sempre anche col destro dritto. È il tema tattico che avevamo previsto, del resto facilmente utilizzabile. Belcastro, dobbiamo dire, risponde bene, anche se sottolineiamo la grande potenza dell'americano, cioè una differenza notevole su quella dell'americano, ma Belcastro ha un'ottima scelta di tempo. Sinistro e poi doppiato dal destro da parte di Belcastro. Incalza Quiroga. È rientrato col sinistro al corpo Belcastro dopo l'attacco di Quiroga. Finisce la prima ripresa pari, equilibrata, dobbiamo dire. Quiroga, per la verità, non si è lanciato con grande determinazione su Belcastro, come per esempio l'avevamo visto fare la scorsa estate a Pagliara di Benevento contro Guaiani Nenè. È apparso più prudente Quiroga, pur prendendo subito l'iniziativa. Ecco, il nostro regista Roberto Gambuti, come sempre con tempestività, ci ripropone una fase del primo round. Vedete Quiroga all'assalto e Belcastro che risponde bene, chiude con un gancio sinistro a vuoto. Ma quello che conta è che Belcastro non si è fatto intimidire dalla potenza, dall'efficacia di Quiroga, lo ha contrastato validamente rientrando dopo aver mandato a vuoto l'avversario, dobbiamo dire spesso anche anticipandolo. Quindi primo round pari, seconda ripresa. Quiroga viene avanti. Gran gioco di gambe ovviamente da parte di Belcastro. Sinistro di Quiroga scoccato dalla distanza, non molto efficace. È entrato bene col destro incontrando l'avversario Belcastro, poi ha schivato altri colpi. Avete sentito l'arbitro americano dire proprio al nostro Belcastro in italiano: la testa alla testa. Era scivolato Quiroga. Ancora colpito e poi si è sottratto all'avversario che stava preparando la sua reazione. Ancora il destro d'incontro di Belcastro, poi viene toccato dal sinistro di Quiroga al volto. Appare, come vedete, molto difficile il compito dell'italiano, che peraltro tatticamente si sta comportando molto bene.
dal pubblico di Capo d'Orlando. Buono il sinistro di Belcastro, che aveva subito il sinistro di Quiroga. Quiroga fida tutto alla sua potenza, viene sempre avanti, sa che subisce colpi d'incontro, ma è uno scotto che paga, proprio perché il suo pugilato è tutto rimesso alla potenza dei suoi colpi. Destro di Belcastro, perfetta scelta di tempo, sanguina dal naso Belcastro, è accentrato Quiroga con un buon destro, match è durissimo, Quiroga viene sempre avanti con grande determinazione, ha toccato col montante destro Quiroga, il sinistro di Belcastro parzialmente a segno, vedete Belcastro come gira continuamente, sempre in movimento, ogni tanto è costretto ad accettare gli scambi, lo fa con molta saggezza, dobbiamo dire, se no è finito il round, una ripresa molto dura e questa equilibrata, considerato che è vero che Quiroga ha avuto sempre l'iniziativa, ma è anche vero che Belcastro ha risposto bene agli attacchi dell'avversario. Ecco Belcastro con Rocco Agostino, vediamo se è possibile sentire l'angolo. Ecco, è partito il rallenti. Vedete Quiroga che viene sempre avanti con grande decisione. Belcastro è riuscito sinora a evitare le grandi bordate dell'americano. Quiroga ha toccato a volte, ma non la potenza che gli è caratteristica. Non è cioè ancora riuscito ad affondare pienamente i suoi colpi, e quando arrivano caricati col movimento della spalla e con precisione sono veramente terribili. Terza ripresa da Capo d'Orlando, campionato mondiale di Super Mosca, l'americano Quiroga detentore contro l'italiano Belcastro. Tema tattico, potete notare, non cambia, sempre Quiroga all'attacco, lavoro di sbarramento da parte di Belcastro. Si è preparato molto bene per questo match Belcastro, è entrato ora bene col sinistro, rispondendo all'attacco dell'americano. Sinistro dritto di Quiroga, il destro di Quiroga con precisione al volto, destro molto efficace, ha toccato anche Belcastro, ma il destro di Quiroga era molto preciso. Scambio duro questo con Belcastro che va ripetutamente a segno, ancora Belcastro col destro e poi col sinistro. Incontro, tra l'altro molto corretto. Quiroga ha sentito i colpi
Rotare colpi di destro, montate sinistro, montate destro e gancio sinistro, sono i tre colpi che abbiamo fatto. E poi il diretto destro, e fermi sempre l'azione col sinistro. Bene, abbiamo sentito i consigli che venivano dati a Belcastro, è stata una ripresa splendida. Belluti, ecco, bravo, ci mostra qualche fase, un rallenti, vedete Belcastro proprio preso sul tempo Chiroga che ne vede i colpi, ha subito un rilancio sinistro secondi, di Belcastro, secondi. È stata una ripresa entusiasmante, incredibile il comportamento di Belcastro che è sceso nel terreno di Chiroga. Attenzione perché Chiroga è pericolosissimo. Quarta ripresa. Attacca sempre Chiroga. E vedete come rientra con grande opportunismo e senso tattico Belcastro che ha subito il sinistro di Chiroga al volto. Immagini.
c'è da dire che Belcastro è pugile che solitamente ha buon fondo e quindi più avanti si va col match. In teoria dovrebbero aumentare le sue possibilità, anche se dobbiamo tenere presente che tra i due ci sono più di 8 anni di differenza a favore dell'americano. Bello il montante destro di Belcastro, il suo gancio destro anche al volto. Vedete Kirove è costretto ad arretrare per cercare di sfuggire ai colpi del nostro pugile per poter poi tentare di impostare una reazione. Soltanto gioca l'incontro Belcastro, ma attacca, questa è una cosa un po' nuova. Certo, lo sta però, lo sta conducendo molto bene, sta facendo un lavoro, infatti non l'ha mai fatto, ma lo sta conducendo perfettamente. Credo che se lui ci crede, cioè prende la credibilità dell'incontro e continua con questo ritmo, penso che potremmo avere un altro titolo mondiale in Italia. Quindi speriamo, linea a Mario Guerini, grazie Mauro Galvano. Dunque, ancora immagini rallentate della quinta ripresa, vedete il destro di Belcastro andare a segno, è una ripresa terminata più o meno sulla stessa linea, attenzione perché i giudici dell'IBF solitamente non danno ripresa. Siamo alla sesta ripresa. Adesso il montante destro di Belcastro andare a segno, Loga come sempre all'attacco. Lavora bene col sinistro Belcastro, gli serve per fermare l'avversario, ma è molto mobile sul tronco Belcastro, schiva bene cambiando proprio impostazione, riesce a colpire molto spesso bene anche col destro. Avete visto il montante destro di Belcastro, montante vi ricordo è il colpo che viene portato dal basso verso l'alto, un colpo molto efficace, splendida prova di Belcastro. Ancora
serie di colpi da parte di Belcastro con risposta non molto efficace di Quiroga, che continua comunque a venire sempre avanti. Ha subito il sinistro di Quiroga, Belcastro in fase d'attacco, poi ora Quiroga si avvicina di più a Belcastro e ha qualche difficoltà ora a sottrarsi all'americano. Sempre lucido comunque Belcastro nella sua difesa. Poi il montante destro di Quiroga è andato a segno. Non ci sono pause del match e Quiroga è asfissiante nella sua tattica di venire sempre avanti. Di sbarramento di Belcastro non sempre riesce a fermare l'americano. Il pubblico è elettrizzato per questa prova di Belcastro, ancora segno col suo destro. Destro di Belcastro, poi il sinistro. Grandissimo Belcastro, montante destro di Belcastro. Ovviamente vi segnaliamo solo i colpi più importanti. Si scambiano un gran numero di pugni, due. Vedete Belcastro come ha retto, cerca l'occasione poi per rientrare. E il pubblico giustamente a gran voce fa il nome di Vincenzo Belcastro. Match splendido, un grande incontro. Un'altra ripresa sostanzialmente equilibrata. Belcastro comunque sta andando al di là di ogni previsione. Vedete il pubblico, c'è molta gente praticamente gremito. Il palazzo dello sport di Capo d'Orlando, rivediamo, Gambuti ci ripropone una fase rallentata della ripresa appena terminata. Vedete Belcastro affondare il destro, portare il sinistro ma fuori misura, e poi si sottrae alla possibile reazione di Belcastro, di Quiroga. Siamo alla settima ripresa da Capo d'Orlando, stiamo trasmettendo in diretta uno splendido campionato mondiale dei Super Mosca IBF tra il detentore, l'americano Quiroga, e il nostro Belcastro, che va a segno ripetutamente in questo avvio di round. Leggermente sanguinante dall'occhio sinistro Belcastro, l'occhio ricoperto dalla pomata cauterizzante che si usa in questi casi. E ancora un destro di Belcastro preciso al volto, bravissimo ancora Belcastro col suo sinistro, poi montante sinistro di Quiroga. Evidenti ora alcuni tagli nel volto di Belcastro, che anticipa bene l'azione di Quiroga. Belcastro, tre colpi uno dietro l'altro in successione precisi, poi il destro di Quiroga, quindi Quiroga ancora avanti col suo sinistro a Belcastro. Grande combattimento. Ha toccato Belcastro ma ha risposto bene Quiroga. Quiroga ha toccato anche al corpo.
Chiroga, sempre all'attacco a segno col suo montante destro, poi il gancio sinistro di Chiroga. Bravo, ancora Belcastro che va ripetutamente a segno. Continui, vedete, e tra l'altro usano tutti i colpi diretti, ganci e i montanti, entrambi. È finita la ripresa, altra ripresa durissima, equilibrata. La box di Chiroga è sempre molto efficace, a mio parere. A questo punto vedrei forse un leggero vantaggio per Belcastro. Il match è molto equilibrato, Chiroga dopo un discreto avvio, ma nulla di eccezionale. È stato sorpreso da Belcastro nella terza e quarta ripresa soprattutto, poi dalla quinta alla settima incontro equilibrato. In sostanza siamo sul piano della parità, però dobbiamo considerare, ripetiamo, che nell'IBF raramente si dà il verdetto di parità e pertanto ci raggiunge un attimo Mario Bruno. Io ho rubato ciò che non avrei dovuto fare, però ho buttato un occhio sui cartellini dei giudici, li ho visti dal supervisor, ho scoperto con mio rammarico che ci sono due giudici che hanno Chiroga in vantaggio, e che non mi pare assolutamente legittimo, perché mi pare che la persona di quel caso sia assolutamente superiore. Un sostanziale equilibrio con leggero vantaggio a Belcastro. Ho visto addirittura 4 punti per Chiroga, mi pare una cosa improponibile, insomma. Grazie Mario Bruno. Abbiamo sentito Mario Bruno di Tutto Sport darci questa anticipazione dei giudici che ci lascia un po' perplessi. Andiamo avanti comunque con Belcastro, che al di là di quello che sembra esserci nei cartellini del giudice si sta comportando brillantemente. Sempre Chiroga all'iniziativa, sempre Chiroga all'attacco, ma Belcastro risponde bene. Vedete anche adesso come Chiroga subisce le portate di rimessa di Belcastro. Siamo all'ottava ripresa. All'angolo Rocco Agostino a incitare Belcastro a mettere a segno 3 colpi per non portare colpi isolati, ma in serie di 3. Sembra voler dare maggior decisione alla sua box Chiroga in queste ultime fasi. Sempre molto attento, risponde bene. Ora è Belcastro che subisce il sinistro di Chiroga, poi il sinistro di Belcastro a segno dritto, vedete, usa il sinistro come uno stantuffo Belcastro per fermare l'americano. Colpi uno dietro l'altro. È finita la ripresa, anche questa ripresa equilibrata, forse a nostro parere leggero vantaggio per Belcastro, ma è una ripresa pari. E in effetti quanto ci ha detto Mario Bruno un po' ci lascia perplessi, perché il match è molto
equilibrato. Chiaro che si può dare il vantaggio all'uno all'altro, ma insomma ci sembra che Belcastro sia sulla linea dell'americano. Rivediamo ancora, sentiamo l'angolo di Belcastro. Fuori i secondi, secondi. Arriva l'angolo, ecco, riprende il match, siamo alla nona ripresa a Capo d'Orlando, mondiale dei Super Mosca, versione IBF. Chiloga, Stati Uniti d'America, pantaloncini bianchi contro il nostro Belcastro. Sinistro di Chiloga al volto. Sinistro di Belcastro, diretto. Il destro di Chiloga. L'arbitro ogni tanto raccomanda a Belcastro di sollevare il capo. Comunque ripetiamo, al di là di quelle che possono essere le indicazioni dateci prima sui cartellini dei giudici, il match a nostro parere è perfetto. Sinistro di Belcastro, quel destro di Chiroga, colpi dritti, bellissimo. Belcastro rientra bene, testa a testa, splendido, grande incontro da parte di entrambi dobbiamo dire, ma soprattutto da parte del nostro Belcastro, quale non ci si aspettava sicuramente una prestazione di questo livello. Si sono toccati entrambi col sinistro e adesso vediamo anche dallo zigomo destro il sangue scendere al volto di Belcastro. Bravissimo Belcastro, ha doppiato una serie di colpi notevole, spende moltissimo Belcastro, grande generosità, vedete come continua a bersagliare l'americano, è superiore il numero di colpi che Belcastro sta mettendo a segno rispetto all'americano. Accettando gli scambi, finisce la ripresa col volto di Belcastro sanguinante. Altra ripresa equilibratissima, forse a nostro parere da attribuire a Belcastro, che ha registrato probabilmente un maggior numero di colpi e il match è lì, è un match bellissimo, comunque dobbiamo dire un combattimento di grande emotività, la carica agonistica del nostro Belcastro è sorprendente proprio perché è sceso su un terreno a lui inusuale, cioè quello della lotta serrana. Fuori i secondi, second out. E a questo punto nel nostro cartellino, nella nostra scheda, i due pugili sono in equilibrio, forse un punto per Belcastro. Siamo alla decima ripresa e purtroppo vediamo che Belcastro sanguina vistosamente dallo zigomo destro. Sinistro di Belcastro, l'incontro splendido, poi il sinistro di Chiloga al corpo.
attacca Quiroga, però non riesce a esprimere la sua potenza proprio per la grande capacità tattica di Belcastro di annullarle, di annullare l'azione dell'americano. Vedete Belcastro come rientra, tocca ancora Belcastro pur subendo talvolta l'azione di Quiroga. Belcastro cerca quando può di anticipare l'americano, di partire per primo con i colpi proprio per disorientarlo, e quando va a segno cerca di replicare prontamente. È un match durissimo. Ha dominato per 3 anni in Europa Belcastro, e ora vedete con quanta autorità riesca a proporsi in campo mondiale. Bravissimo Belcastro, bravissimo dobbiamo dire comunque anche Quiroga, un grande combattimento. È una sarabanda continua di colpi, scambi serrati, senza sosta, senza pause questo incontro. Grande dispendio di energie. Sono 10 riprese che vanno avanti con questo ritmo incredibile. Sono evidentemente prima di tutto due ottimi atleti. Osservate come si colpiscono entrambi. Ha toccato col suo sinistro, ancora il sinistro di Belcastro, il destro arretra, Quiroga che schiva. Finisce la 10ª ripresa, anche questa una ripresa in linea con le altre. Il pubblico applaude, è entusiasta di questo incontro. Sentiamo Costa.